Monica, io voglio aiutarti, come aiuto tutti, a affrontare diversi fattori nella nostra vita. Noi abbiamo il fatto metabolico, che possiamo utilizzare lo sport. Per lo sport faremo trampolino e la pedana vibrante. Il trampolino è il modo più veloce per dimagrire proteggendo l'articolazione. La pedana vibrante aiuta a buttare via liquidi in eccesso, migliora il nestitismo della cellulite, potenziando non solo i muscoli ma anche le ossa, e aiuta anche la pelle. And vai, singolo, piedi sempre frontali, 4, 3, 2, di nuovo, faccio destra, 4, sinistra, 4, destra, 4, vado in singolo, e vado, bello tranquilli, potete anche sorridere, vi vedo un po' di più così, ecco, occhio, facciamo. Allora, il trampolino per me è stata una novità in assoluto, tant'è vero il giorno dopo ho avuto dei problemi ai polpacci, ma perché era la prima volta che lo facevo. All'inizio avevo anche problemi di equilibrio e poi no, mi ci sono trovata. Avrei dovuto farlo più spesso, ma problemi di lavoro e di spostamenti, trasferimenti di lavoro non mi ha permesso di portarlo. Però quelle poche volte mi caricava, anche se mi stancava, perché stanca parecchio, però è come se fosse un Duracell che si autoricaricava, quindi più saltavo ero meno stanca. Quindi no, sono contenta del trampolino. Be Good ha un mondo di tessuti intelligenti e io a te ti do la mascherina e i guanti per migliorare la zona perioculare, dormire più profondamente, la fronte, vedrai proprio grazie a infrarossi e raggio lontano e l'acido ialuronico come la pelle diventerà sempre più tesa, più giovanile, meno rughe. È più bella, lo metti tutte le notte anche con i pigiama di Be Good. Anche Be Good, quello che abbiamo dato il 24 ore, no? Il kit di giorno, il kit di notte, abbiamo i pigiama di notte e abbiamo il nostro Be Good di giorno che ci permette di trattare la pelle dalle torace, dalla schiena, dalle braccia, dalle antenocosce, sternocosce, il più possibile, semplicemente indossando un tessuto intelligente. Allora, con Be Good mi sono trovata molto bene, perché soprattutto quello della notte ho notato dopo un 3-4 giorni che lo indossavo che la mattina la mia pelle era più liscia, più drenata, e poi non ho sofferto il caldo, che soprattutto in questo periodo, perché se non sbaglio ha un termoregolatore, e quindi non ho sofferto il caldo e la mattina la mia pelle, soprattutto la parte della coscia e delle chiappe, era molto più liscia. Poi la particolarità che è stata una novità per me sono stati i guantini, perché di notte, anche se sembrava una sorta di Catwoman, però ho visto che a distanza di tempo ho visto già i risultati sulla mano. Quelle macchioline la sento più liscia e poi per me alcune macchie sono addirittura scomparse. E quindi sono soddisfatta di Be Good. La mascherina avevo quella insieme ai guantini e mi ha aiutato anche emotivamente, forse ad addormentarmi perché c'era il buio più totale, e mi ha aiutato anche nella fascia qui degli occhi con il contorno occhi. Infine i leggings sono stati micidiali, perché più correvo e più camminata veloce e più mi sentivo magra il giorno dopo, quindi soddisfatta del prodotto Be Good. Vai, uno, scendo, 2, 3, dobbiamo arrivare a 8, 4, 5, 6, 7, ultimo, 8, stop, respira. Chi mi ama? Io. È un po' meno impeto, non lo so. Poi abbiamo Quantares, questo è un braccialetto posturale, perché mi hai detto che soffri un po' delle ginocchia, un po' di problemi articolari e con la schiena. Con Quantares avremo più energia, un miglior appoggio sull'articolazione e ti troverai anche più equilibrio. Questo è molto importante ed è da indossare per 3 mesi, 24 ore su 24, anche in acqua, per avere più energia, meno consumo articolare e più equilibrio. Quantares non l'ho mai tolto, rimarrà altri 2 mesi con me. E io avevo un grosso problema alla schiena, soprattutto la parte lombosacrale, perché non riuscivo più di 2 o 3 chilometri, mi dovevo fermare, piegamenti, stavo in metropolitana in piedi. Devo dire che questo mi ha aiutato parecchio. Ho adesso leggeri dolori,
che ce l'ho sempre, ma non prima, manco non come prima, che erano invalidanti. E quindi mi ha aiutato, soprattutto stando io davanti al computer parecchie ore, riesco ad avere una postura più corretta. Non so perché riesco a stare anche più dritta. Forse sono delle onde elettromagnetiche che mi manda il Quantares. Quindi lo terrò ancora 2 mesi, come da protocollo, perché funziona. Qui abbiamo un Ganoderma. Mi hai detto che non dormi tutta la notte in modo lineare. Ganoderma è il fungo dell'immortalità che ci aiuta a conciliare un sonno molto profondo, per anche restaurativa. Ci aiuta ad avere un sonno che ci fa svegliare con energia, con la voglia di fare, con la voglia di muoverci, e ci aiuta anche a trovare meno rughe, perché di notte noi andiamo proprio a risintonizzare il collagene, e quando dormiamo bene ci troviamo più belli la mattina seguente. Ganoderma mi ha aiutato tantissimo, perché ho notato che dormo più profondamente e mi si è allungata la durata proprio del sonno. Quindi mi ha aiutato, e forse avrà agito anche sul mio stato di ansiogenità. Quindi mi ha calmato, sono più serena, più tranquilla e più calma. E quindi di conseguenza riesco a dormire e mi riposo di più, perché è più profondo. Mentre prima bastava una zanzara, anche se dormivo era leggero. Invece mi ha dato la profondità del sonno e mi ha permesso di dormire 1 ora in più, che per me è una grande conquista. Mi fate le braccia, braccia a braccia, braccia a braccia. Vai, vai. Questo è bello tranquillo, lo potete tenere, no? Ok. Vai, vai, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, vai. 8, 7, 6. Grazie Jill per questo allenamento. Certo, per capire il potere che hai su di me senza audio, mi hai caricato lo stesso. E come mi sento? Mi sento leggera, sudata, adesso mi sono asciugata, e libera, libera, libera. Grazie ancora di questa opportunità. 5, 4, 3, ancora 2, 8, faccio 8, 7, 6, 5, ultima 4, 3, 2, ultima 8 e 8. Ciao a tutti, sono Martina, un'amica di Monica. Allora, come era Monica 10 anni fa? Beh, era un'esplosione di energia, un vulcano attivo, briosa, simpatica, altruista. E come oggi? Come era 10 anni fa? Questo percorso è fighissimo, anzi lo volevo fare anche io a saperlo, venivo con lei. E dagli Monica, dagli tutta, e non le dico mai sei una grande. 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Una donna a 50 anni ha una domanda da fare, nel senso: cosa ho fatto fino adesso, qual è stato il mio percorso e dove sto andando? È un po' quello che è successo a me, perché è come passare un attimo i fotogrammi della tua vita, e quindi ti chiedi se hai raggiunto i tuoi obiettivi, se è quello che ti immaginavi, se è quello che sognavi, se è quello che ti aspettavi. Io più o meno in tutto questo percorso che mi sono fotografata mi vedo abbastanza soddisfatta, nel senso che ho un buon lavoro, un marito, una casa. L'unica pecca è non aver avuto figli, ma quello purtroppo non dipende da me. Evidentemente il Signore, perché credo anche in queste cose, ha segnato per me un altro percorso, perché penso che poi una donna non è mancante di qualcosa se non ha un figlio. Ci sono altre cose, e poi posso dire che io sono mamma di tante altre cose, oppure mamma di tanti figli delle mie amiche. E quindi mi posso reputare soddisfatta del percorso che ho fatto fino ad ora, e ringrazio il Signore soprattutto che mi ha dato la salute, perché è importante. È stata una bellissima esperienza, sono contenta di aver avuto questa opportunità, perché sono stata fortunata ad averla. Però come ci insegni te, le cose non avvengono per caso, se per la legge dell'attrazione, se siamo positive, arrivano cose positive. Io credo tanto in questa cosa. E, scusate, mi sto emozionando. E perché ognuno di noi viene qui
perché ha subito, no subito, ha avuto un percorso della vita, da quando si nasce a quando si arriva adesso a 50 anni. E quindi che mi ha dato un po' più carica, non che non avessi un'autostima, perché ce l'ho sempre avuta, è quella che mi permette sempre di andare avanti, però me l'ha rafforzata e mi sta permettendo di affrontare varie situazioni che si presentano giorno per giorno. Quindi è un percorso che mentalmente, fisicamente, esteticamente è stato completo per Monica. Per Monica come individuo, prima a sé, perché nella vita forse ho pensato sempre troppo agli altri e mai a me stessa, in modo sano egoismo. Invece ho scoperto una nuova Monica e parlo più spesso con Monica. Ecco, quello è una grande conquista.